Il matrimonio tra Ilaria D'Amico e Gianluigi Buffon si è rivelato uno degli eventi più chiacchierati dell'autunno 2024. La cerimonia ha visto la partecipazione di circa 200 invitati, molti dei quali appartenenti al mondo dello spettacolo e dello sport. Tra i volti noti, spicca Monica Bellucci, testimone della sposa, accompagnata dal regista Tim Burton. Il romantico evento si è svolto nella meravigliosa cornice di Villa Olivia, situata nelle colline lucchesi, dopo 11 anni di relazione. Inizialmente fissato per giugno, il matrimonio è stato posticipato a causa degli europei di calcio. Celebrano l'unione di Gigi Buffon e Ilaria D'Amico. Le nozze sono state officiate da Francesca Fogar, amica della sposa. Tra gli ospiti, l'ex portiere della nazionale ha espresso profonde emozioni, dichiarando: «Ilaria, grazie a te ho scoperto il vero amore. Non pensavo potesse esistere. A celebrare l'amore, amici hanno donato alla coppia una Vespa», sulle note di 50 Special di Cesare Cremonini, auspicando che possa portare i novelli sposi a viaggiare e cantare. Ospiti e personalità presenti. Il matrimonio ha visto la partecipazione di numerosi ospiti VIP, tra cui Alessandro Nesta, Paolo Lucchi, Gianluca Baccarini, Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Giovanni Malagò, presidente del CONI, Luciano Spalletti, Andrea Agnelli, Max Allegri, Costanza Calabrese, Dario Maltese, Fabio Caressa e sua moglie Benedetta Parodi, Vittoria Cabello. In un'atmosfera di festa, l'ex compagno di squadra di Buffon ha lasciato un messaggio video che ha suscitato grande entusiasmo tra i presenti. Siamo pronti a divertirci e passare una bella serata, proprio come in carriera. L'attrazione principale della cerimonia è stata rappresentata dall'abito da sposa, realizzato in pizzo bianco dalla stilista milanese Luisa Beccaria, mentre Buffon ha scelto un elegante completo blu di Giorgio Armani con una cravatta più chiara. Congratulations to Gigi Buffon who married his long time partner, Ilaria D'Amico spara coriandoli pic. twitter.com/3w1dnm Italian Football News Italia, @FootItalia1, September 28, 2024.